Il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha firmato il decreto che istituisce il distretto turistico del Golfo di Policastro. Si tratta di uno dei primi quattro distretti costituiti in Campania, la cui nascita è stata ufficializzata con una conferenza stampa dal governatore Caldoro. Nell'incontro con i giornalisti, il presidente regionale ha dimostrato grande interessamento all'iniziativa, ritenendola una opportunità per il rilancio del mercato turistico in un periodo di forte arretratezza economica. I distretti costituiscono zone a burocrazia zero con vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari. Quello del Golfo di Policastro è costituito da comuni, aziende e associazioni di Sapri, Vibonati, Santa Marina, Ispani e San Giovanni a Piro. Ora che dal governo centrale è arrivata l'autorizzazione a funzionare, le parti interessate, amministratori e imprenditori, possono iniziare a ragionare sulle azioni da intraprendere per riqualificare e potenziare l'offerta turistica locale attraverso le agevolazioni fiscali e burocratiche previste appositamente per i comuni che fanno parte dei neonati distretti turistici. Grazie a questo strumento, commenta il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, sarà possibile ottenere ricadute positive in termini economici per tutto il territorio, soddisfatto anche il primo cittadino di Vibonati. Dall'inizio abbiamo scommesso su questo decreto, che pure è arrivato finalmente, e adesso dobbiamo lavorare insieme agli imprenditori, insieme al presidente degli imprenditori del Golfo di Policastro, per progettare, per arrivare poi ad attuare appunto quei tratti della legge che sono importantissimi per le imprese turistiche: la sburocratizzazione, lo snellimento delle procedure amministrative e poi soprattutto in materia di fiscalità e di accesso al credito. Gli altri tre neonati distretti turistici sono Ischia, Litorale Domizio e Penisola Sorrentina.